Allora, Emanuele Dotto, Silvio Martinelli, Rai Radio 1, questo arrivo e partenza nel Bellunese. Cosa ne pensate di questa tappa e anche un po' del calore che c'è intorno a questa gente? Veramente anche i ciclisti sono rimasti stupefatti, ecco, da quanta gente ci fosse oggi a Feltre e quanta ne sta arrivando qui all'arrivo. Silvio, davvero la capitale del ciclismo è diventata Belluno, perché c'è questa tappa meravigliosa, inedita, partenza da Feltre, provincia di Belluno, sconfinamento in Trentino, poi ritorno su Monte Croce Daune, arrivo al Monte Avena. E Feltre capitale, perché in bandierata, vestita a festa, un grande entusiasmo, sembra quasi un ciclismo d'altri tempi. Ci sarà poi una Belluno, un circuito degli assi lunedì, per cui la gente sembra impazzita di gioia. Sì, l'abbiamo così pensata con questo slogan capitale del ciclismo per questa ragione, appunto, perché qui si sta vivendo questa giornata cruciale del Giro d'Italia con l'ultima tappa di alta montagna, dove praticamente chi vuole puntare al successo deve farlo oggi, perché poi da domani non ci sarà più spazio. E poi appunto da lunedì questo appuntamento con questo criterium degli assi, con alcuni dei protagonisti del Giro d'Italia. So che gli organizzatori stanno lavorando per cercare di averne il più possibile, è anche una questione di carattere economico, non è semplice chiaramente averli tutti, però ci sarà Vincenzo Liberi, che credo che gli appassionati della provincia di Belluno sia sicuramente il preferito. Ha impressionato anche, se mi consenti caro Gianluca, le vaste ferite del territorio provocate dalla famosa tempesta della fine di ottobre. Davvero uno non si immaginava, non vivendo questa realtà, che la natura potesse subire uno sfregio simile. Davvero vicinanza alle comunità del Cadore, e ci vorrà del tempo, i lavori verranno ultimati, ma passeranno tanti anni. Certamente una ferita devastante che ha sorpreso non poco la carovana del Giro stesso. Sì, assolutamente, ma fin dai primi momenti, 7 mesi fa, quando a fine ottobre ci furono quelle giornate veramente devastanti dal punto di vista climatico, si ebbe immediatamente la percezione di quanto grave fosse la situazione. Il Giro d'Italia, questa primavera un po' lenta ad arrivare, comunque sembra sia arrivata in questo mese di maggio, ora siamo al primo di giugno, ha evidenziato ancora una volta quanto sia stato devastante appunto quel fenomeno naturale. Ci vorrà del tempo, però insomma credo che alla fine questi posti, queste zone potranno diventare belle e piacevoli come lo erano prima.